C'è un'altra componente che è rimasta fuori ancora, di cui non hai parlato e secondo me hai un modo tutto tuo, guardando le cose che fai, di gestirle, è la componente tempo. Quanto gioca lo stress, tempo, la necessità di velocità nel tuo lavoro, tenendo presente che se dai un contributo sull'argomento lo dai non solo ai designer ma dall'imprenditore al salumiere, voglio dire, il problema tempo come lo vivi? E se è vero quello che pensano alcuni, e io tra questi, che il tempo è un carburante necessario, l'adrenalina si, insomma, sì, funziona sì. Se c'è una tempistica possibilmente stretta, non impossibile ma stretta, se il tempo si dilata il progetto forse o non vede la luce o non è un grande progetto. Ecco, questa è una domanda giusta, perché mi piace proprio l'argomento. Allora, la componente tempo nel mio caso è così, che se andate di là, vedete tutti questi oggetti, la maggior parte sono stati creati proprio sotto stress, nel senso che mi chiedevano di fare degli oggetti per partecipare a una mostra o qualche... di solito qualche mostra, e quindi i tempi erano sempre abbastanza stretti, cioè quindi si tratta di, non so, di un mese, 20 giorni, la maggior parte. E in effetti c'è quel discorso che hai fatto te dell'adrenalina che si scatena solo quando sei sotto, quando ti imponi di arrivare a un risultato. Poi ce n'è anche un'altra, ci sono diversi approcci, perché uno è questo di sicuro, perché nel momento in cui si comincia a ragionare su un argomento, poi uno ragiona 8 ore, magari 10 ore durante il giorno, e poi torna a casa e non finisce di lavorare, continua a pensare interrottamente a quel progetto, va a dormire pensando a quell'idea lì, sogna molte volte delle soluzioni anche durante la notte, si sveglia la mattina e trova la soluzione. Cioè, molte volte mi è successo così, proprio 3, 4, 5 di quelle cose che sono di là sono nate addirittura come la soluzione mi è nata durante un sogno. Cioè, è un po' incredibile da spiegare, ma è così, perché probabilmente il cervello durante 2, 3, una settimana di stress sotto pressione su un determinato pensiero, poi dopo sviluppa una sua risposta quasi in automatico che ti rivela durante un sogno leggero, no? Prima di svegliarsi di solito. Poi invece c'è un altro modo in cui nascono le idee, che è quello invece il contrario esatto, cioè di prelevare degli oggetti, dei piccoli frammenti, cose che ti sembrano potenzialmente che abbiano qualcosa da dire, ma che non sai ancora qual è la risposta di quegli oggetti, qual è il risultato che potrebbe portare quell'oggetto lì. E allora succede che ti porti a casa questo pezzo, questo particolare, questo frammento, e lo tieni lì. Ed è importante averlo sott'occhio tutti i giorni, perché se lo metti in un altro luogo del tuo studio non funziona più, deve essere in una posizione in cui te lavori ad altre cose, però durante la giornata lo guardi e ci pensi quei 2 secondi, 5 secondi, forse è lui che ti guarda e poi lui ti guarda, e allora poi c'è una sorta di innamoramento, no? E quell'oggetto lì magari può stare lì nel tuo studio anche, può starci una settimana, può starci un mese, può starci anche un anno senza dirti nulla, sai che c'è qualcosa ma non sai bene che cosa. Dopo un anno a un certo punto ti scatta un qualcosa che emerge un'idea con violenza, proprio tac, arriva e non c'è altra soluzione, è quella. Quindi ci sono altri progetti che sono nati con questa formulazione diversa di pensiero, no? Cioè di lasciarlo maturare, lasciar maturare il pensiero da solo e attraverso la combinazione con questo oggetto, questo dialogo
silenzioso con gli oggetti. Però scusa, qui si innesca un altro problema enorme che pure sta in alto e che non hai ancora affrontato, sia pure così violentemente sollecitato da questa psicanalisi, però è quello del rapporto col committente. Calvino ne dà una lettura magnifica in una delle lezioni americane. Il committente aspetta che tu dai questa risposta, fino a che punto è disposto ad aspettare, fino a che punto questo processo, quando deve essere lento perché succede a tutti quello che dicevi tu e raccontavi, fino a che punto può funzionare il rapporto col committente. Peraltro tu hai esordito, forse involontariamente, però è significativo, hai detto all'inizio, il committente in questo è collegato, hai detto che all'inizio non ti interessava il soldo, la vile pecunia, a me è sembrato una conferma del fatto che in qualche modo la vita difficile del designer, del grafico, dell'architetto, dell'artista, il disagio in qualche modo inneschi più facilmente la creatività. E chiaramente se tu non riesci a soddisfare i tuoi committenti, il disagio aumenta notevolmente. In questo gioco come ti vedi? Beh, allora questo aspetto del rapporto con i committenti è un aspetto abbastanza spinoso, perché è una delle cose più faticose per me, perché non ho mai avuto grandissimo propensione per lavorare con le aziende. Mi piace molto di più pensare e progettare una cosa e poi proporla all'azienda, perché vorrei sempre arrivare prima a una definizione abbastanza vicina all'idea, diciamo, la soluzione migliore, ottimale, per poi proporla, no? ai clienti. Mentre però è successo anche che, come ti dicevo, non c'è mai, no, una logica, almeno per me non c'è mai una logica uguale per sempre e per tutti. La maggior parte delle volte è successo che ho lavorato con delle aziende perché mi hanno chiamato e perché mi hanno detto: ci piace quell'oggetto che hai fatto, è in produzione? No, allora lo sviluppiamo noi. Questa è stata la maggior parte dei casi. Per esempio con Danese, con una lampada che io avevo fatto per un allestimento al Salone Satellite, loro hanno visto questa lampada al Salone Satellite e da lì mi hanno chiesto: la facciamo noi, ci piace. Fontana Arte, ho lavorato con Fontana Arte e anche lì mi è successo che ho esposto in una mostra, loro hanno visto degli oggetti e me l'hanno poi prodotti. La Zani e Zani aveva visto quel coltello a doppia lama in una mostra che io avevo fatto alla Galleria Luisa delle Piane a Milano, per una mostra che parlava era sul pane, sull'utilizzo del pane, dei taglieri, tutto ciò che riguardava l'argomento pane, in cui avevo fatto questo coltellino in cartone, cioè proprio un modellino esposto poi in questa mostra, e da lì poi è nato il coltello, è stato prodotto subito e successivamente poi la Zani mi ha chiesto: faccio anche qualcos'altro. Allora sono nate poi altre tipologie di oggetti, ma sempre con delle tempistiche mai così logorroiche, ecco. Cioè c'erano delle tempistiche che io rispettavo, ma che non erano mai tempi strettissimi, c'erano sempre quei 2-3 mesi, insomma, cose abbastanza umanamente sopportabili. Poi mi è capitato, per esempio, di collaborare con altre aziende che non imponevano assolutamente la tempistica, che poi non tutte sono andate a buon fine, anzi la maggior parte sono andate perse, così, perché non si sa bene perché, però con Foscarini, con Driade, con i nomi più grossi del design italiano, che molte volte mi sono perso perché
non sono anch'io riuscito magari a rispondere in maniera adeguata a quello che loro chiedevano. Però è tutta una questione, non c'è una legge matematica per cui per quella determinata azienda io sono in grado di poter dare una risposta esattamente per quello che loro si aspettano. C'è la componente umana, c'è sempre in tutti i rapporti, no? Quindi anche nel rapporto tra designer e azienda ci deve essere quella sintonia di pensiero. Io nel momento in cui trovo un imprenditore che non la pensa esattamente come me, o almeno minimamente come me, ho una reazione quasi allergica e probabilmente poi lo lascio perdere. E invece quelle poche occasioni in cui mi sono trovato ad avere a che fare con delle persone che mi piacevano, sono riuscito a produrre delle cose in breve tempo, con entusiasmo, con gioia. Quindi è molto molto importante il rapporto umano che si ha con, anche lì, no? Non solo con gli artigiani, ma il rapporto umano che si ha anche con gli imprenditori, perché se si sviluppa un buon rapporto di amicizia, di rispetto reciproco, allora è probabile che nasca qualcosa di buono. Altrimenti, come mi è capitato di trovare degli imprenditori che mi chiedono: vabbè, faccia il progettino, faccia il disegnino che poi glielo facciamo, no? Questa è la media degli imprenditori milanesi, no? Che ti chiedono di fare il... E molte volte quando mi chiedono di fare il disegnino io non riesco a pensarmi, ho bisogno di un coinvolgimento più emotivo, ho bisogno che mi chiedano: guarda, noi facciamo questo, vieni a vedere cosa facciamo. Devo entrare dentro l'anima dell'impresa, e allora da lì riesco poi a produrre qualcosa. Quindi c'è sempre bisogno del lato umano, che secondo me non può mai mancare. Poi c'è chi è più capace di lasciar perdere questi aspetti e produce freddamente progetti adeguatamente con un sistema quasi di marketing, no? Per quell'azienda gli faccio questa cosa qua, per quell'altro gli faccio quest'altra, è tutto magari procede con molta più facilità. Però è un modo di progettare quasi impersonale, perché molte volte per avere un progetto inserito in quel catalogo di quell'azienda io mi devo vendere, devo fare un po' mi devo vendere come si farebbe una prostituta, perché quella cosa lì non mi piace molto, perché faccio una cosa che non mi appartiene, a quel punto lì la lascio fare a qualcun altro. Preferisco fare una cosa che sia mia e condivisa anche dall'imprenditore, piuttosto che fare una cosa completamente condivisa dall'imprenditore ma non da me. E molte volte capita che invece l'imprenditore voglia fare qualcosa che non appartiene assolutamente alla tua logica, ma appartiene a quella che è la logica dell'azienda. E non sempre combaciano queste due visioni, no? Rimane ancora un design indipendente con un linguaggio molto autonomo. La domanda, la curiosità che ho è il fatto che tu sei anche fotografo, ha in qualche modo influenzato questa tua maturità, no? Maturità estetica, questa maturità nel linguaguaggio estetico. Sì, certo. Prima hai parlato di luce, qualsiasi... no? quando prendi un oggetto a luce, cioè... Esatto. La fotografia a me mi ha insegnato tantissimo a livello anche di, non so, progetti di illuminazione. Aver imparato le basi della fotografia, della luce, è stata una cosa fondamentale, perché impari veramente quelli che sono i vari meccanismi che poi ti si propongono nel momento in cui affronti un progetto di illuminazione. Quindi sicuramente. Ma in generale sull'oggetto, sul linguaggio, da questo che
questo è il nodo della questione, cioè la fotografia sulla tua maturazione linguistica, estetica, no? Proprio. Perché si riconosce anche una grande autonomia di linguaggio, questo è importante, è inconfutabile. Se si parla di estetica, allora ti posso dire che l'estetica è una componente che inizialmente sembrava interessarmi meno, perché davo molta importanza all'aspetto decorativo della struttura. Cioè io partivo inizialmente dalla struttura del materiale per poi creare un elemento decorativo. Mi piaceva molto questa ambivalenza del decoro creato dalla struttura. Quindi molti oggetti nascono esattamente da un meccanismo strettamente funzionale e strutturale. Il minimo necessario era sempre la sintesi massima tra funzione, struttura, materiale. Poi nel corso del tempo invece ho cominciato a capire che invece la forma è una sorta, l'ho letta al contrario, la leggo un po' al contrario, la forma poi alla fine deve essere esattamente la rappresentazione di quello che è la struttura. Quindi è una doppia lettura, si può leggere in un verso o nell'altro, ma fondamentalmente è la stessa cosa poi. Soltanto che io ora la leggo al contrario, la leggo come devo arrivare a una forma il più perfetta possibile, in modo tale che mi possa descrivere in maniera migliore possibile la struttura di cui è composta, di cui è formata. Quindi la forma diventa lo strumento di comunicazione anche per tutto il resto, il contenuto del progetto.